Alleluia. Gloria al Signore Padre. E la mahai se vede che sce. Alleluia. Nel nome di Gesù. Sì, Signore. Alleluia, alleluia. Aiutaci ad amarti, Signore. Perdona le nostre mancanze, Signore. Siamo qui davanti a te. Alleluia. Per la tua gloria. Alleluia. Lavaci col sangue di Gesù. Alleluia. Rinnova potentemente le nostre vite con la tua parola, con la tua presenza, con la tua unzione, Padre mio. Alleluia, edificaci ancora in questo momento nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Oh, ringraziamo il Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Oh, alleluia. Perdona, mio Signore. Amen. Alleluia. E metti nel mio cuore più amore per te. Alleluia. Più amore per te. Alleluia. Sì, Signore. Siamo qui per ascoltare la tua voce, Signore, per fortificarci nella tua presenza, per bere, alleluia, della sorgente dell'acqua della vita, opera, Padre. Alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Sì, ancora dichiarerò l'amor divino. Amen, alleluia. Spirito di Dio. Ardente cuore. Sarà la prece ancora, più amor per te. Alleluia, più amor per te. Rabasce calabassite che vede, alabaia sonde le rebecue, aleve shei rabakita labashea, Adonai, alleluia. Edificaci, parlaci, Signore. Siamo qui, abbiamo un grande bisogno di te. Ancora, Signore, in questo momento. Alleluia, alleluia, parla ai tuoi servi, Signore. I tuoi servi ascoltano. Siamo qui per ascoltare la tua voce, Padre Celeste, nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno di te, Re di gloria. Illumina i nostri occhi, apri i nostri cuori in questo momento, parlaci secondo lo Spirito, guidaci secondo lo Spirito, Signore, togli via ogni ragionamento umano, ogni pensiero umano che non giova a nulla, Signore, ogni, Signore, carnalità, ogni debolezza. Togli via, Signore, ogni ostacolo, ogni impedimento, Signore, che i nostri cuori siano ricolmi e ripieni della tua presenza, della tua grazia, della tua unzione. Padre, fortifica tutti i fratelli, le sorelle che sono uniti nello Spirito e che vogliono ascoltare la tua parola, Signore. Ungi le mie labbra come solo tu sai fare, Signore, nel nome di Gesù. Edificaci col tuo Santo Spirito, Re di gloria. Alleluia, edificaci, Padre d'amore. Alleluia, nel nome di Gesù, affinché possiamo amarti di più, consacrarci di più, adorarti di più, ubbidirti di più, servirti di più. Parla ai nostri cuori in un modo meraviglioso, Signore, perché la tua parola è meravigliosa, Signore, e noi lo amiamo. Noi amiamo il Verbo, noi amiamo la tua parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Re la rabate carabashika te le messei. Lasciamo ogni peso ai tuoi piedi, Signore. Ci prostriamo davanti a te. Ci umiliamo davanti a te. Ci inchiniamo davanti a te. Alabarashika te rebekei. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù alziamo le mani a terra di gloria, grazie. Alleluia, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, alleluia, pace del Signore a tutti. Dio vi benedica potentemente, voi che amate l'Eterno, voi che ogni giorno, gloria a Dio, cercate la sua faccia, cercate la sua presenza. Gloria a Dio, è una gioia, un privilegio, un onore, alleluia, da parte del Signore ritrovarci per una nuova riflessione della parola di Dio, che per certo ci parlerà, ci fortificherà, ci rinnoverà. Amen. Abbiamo invocato il nome del Signore e per certo Lui è all'opera, fratelli. Alleluia, è all'opera in mezzo a noi. Amen. Non scoraggiamoci, ma anzi rinnoviamoci nella presenza di Dio. Non ti scoraggiare, fratello, sorella, ma sii fortificato, sii rinnovato nella presenza di Dio. Vogliamo leggere qualche verso dal Salmo 94? Vogliamo continuare in questa riflessione su questo prezioso salmo della parola di Dio. Gloria al Signore. Salmo 94, vogliamo leggere, gloria a Dio, nel nome di Gesù, Spirito di Dio, continua a prendere il comando, Signore, a parlare, a edificare i nostri cuori, perché solo tu, mio Dio, hai parole di vita eterna. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Salmo 94, gloria a Dio, verso 17. Vogliamo leggere questa parola alla gloria del Signore. Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, o Signore, mi ha sostenuto. Amen. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Amen. Fratelli, queste sono parole di grande incoraggiamento per la nostra anima, per la nostra vita spirituale, per la tua vita, fratello, sorella che mi ascolti. Forse ti trovi in una battaglia, in un'afflizione, in una prova, in una tribolazione, ma ti voglio dire, il Signore vuole confortare il tuo cuore, il Signore vuole rinnovare la tua vita, vuole consolarti. Alleluia, questa è l'opera dello Spirito, il Consolatore, fratelli. Non dimentichiamocelo mai, lo Spirito Santo è il nostro Consolatore. Amen. Il Signore disse: io non vi lascerò orfani, io vi darò un altro Consolatore che sarà con voi tutti i giorni della vostra vita. Sarà dentro di voi. Alleluia. Fratelli, l'opera dello Spirito è quella di consolarci, è quella di rialzarci, è quella di rinnovarci. E quando Lui ci rinnova, ci trasforma, ci edifica, ci fortifica, ci riempie, alleluia, e ci illumina ancora di più, affinché noi non ci fermiamo nel cammino, ma possiamo andare avanti, al di là delle prove, delle avversità, delle battaglie. Noi andiamo avanti per mezzo della potenza dello Spirito, fratelli, alleluia, che ogni giorno ci vivifica. Amen. La Bibbia dice nella lettera ai Romani, vi voglio leggere questo verso, amen, Romani 8, alleluia, verso 11, dice così riguardo all'opera dello Spirito: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, cioè se lo Spirito di Dio
abita in noi, abita in te, sorella, in te, fratello, se lo Spirito Santo vive in noi. Amen. Dice colui che risuscitò Cristo dai morti, cioè lo Spirito di Dio, il Padre. Amen. Se colui che risuscitò Cristo dai morti vive in noi, lo Spirito di Dio, egli vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in noi. Se lo Spirito di Dio vive in noi, il Padre vivificherà i nostri corpi, cioè ci rialzerà, ci darà nuove forze, fratelli. Dio non ci lascia mai a terra, non ci lascia mai nell'abbandono. Dio ci dà sempre una via d'uscita, ci dà sempre un aiuto. Il Salmo che stiamo leggendo parla proprio di questo. Salmo 94 verso 17 dice: se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Fratelli, il nemico vuole che noi rimaniamo o che noi cadiamo nel luogo del silenzio. Il luogo del silenzio rappresenta una condizione spirituale dove tu non hai più forza nemmeno di pregare, non c'è nemmeno la forza di parlare. Il luogo del silenzio rappresenta un abbattimento, una condizione di spegnimento. Fratelli, il luogo del silenzio rappresenta una condizione di morte spirituale, dove tu non riesci più a parlare con Dio perché perdi quel contatto. E il nemico vuole che noi cadiamo nel luogo del silenzio, dove non c'è più la forza di alzare la voce, dove non c'è più la forza di lodare Dio, di ringraziare Dio, di glorificare Dio, dove il diavolo vuole che la Chiesa stia in silenzio. Invece il Signore vuole che noi alziamo la voce, fratelli, per pregare, per adorare, per lodare, per, alleluia, invocare il suo nome, per proclamare parole di fede. Invece il nemico vuole abbatterci, fratelli e sorelle, nel luogo del silenzio, nel luogo dello scoraggiamento, nel luogo della morte spirituale. Il diavolo non vuole che tu preghi, il diavolo non vuole che tu lodi, il diavolo non vuole che tu alzi la voce per evangelizzare. Il diavolo vuole tenerti legato nel luogo del silenzio. Ma qui dice che il Signore è il nostro aiuto. Amen, che ci tira fuori dal luogo del silenzio, che ci tira fuori dalla debolezza, che ci tira fuori dallo sconforto, ci tira fuori, fratelli, dall'abbattimento. Qui dice: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Fratelli, l'aiuto del Signore, la mano del Signore, la presenza del Signore, alleluia, l'intervento dello Spirito di Dio ti tira fuori dal luogo del silenzio, cioè in altre parole ti tira fuori dalle trappole di Satana, ti tira fuori, alleluia, ti libera dalla condizione spirituale di negatività o di spegnimento o di debolezza o di sconforto. Ti tira fuori, fratelli e sorelle, da quei luoghi dove Satana vuole che noi finiamo. Ma il Signore è più grande, fratelli, non dimentichiamocelo mai, non te lo dimenticare mai, Chiesa del Signore. Fratello, sorella, che mi ascolti nel nome di Gesù, non ti dimenticare mai che il tuo Dio è più grande di tutti i demoni, di tutti i principati e le potestà. Colui che vive in noi è più forte di colui che vive nel mondo. Amen. Quanti dicono amen, alleluia? Quanti dicono gloria a Dio? Non rimanere nel luogo del silenzio, ma proclama la lode. Alleluia, proclama la grandezza del Signore.
Non lasciare che Satana ti leghi nel luogo del silenzio. In quel luogo non riesci più a pregare, non riesci più a lodare, non hai più quella libertà, non hai più quella gioia. Fratelli, noi dobbiamo uscire dal luogo del silenzio, noi dobbiamo alzare la voce e dire gloria a Dio, alleluia, benedetto il nome del Signore, Spirito Santo aiutami, amen, alleluia. Il Signore vivifica coloro che confidano in Lui, Lui ti vivifica. Lui ti rialza, Lui ti ristora, ti conforta. Quanti lo credono, gloria a Dio, quanti lo ricevono adesso, il conforto dello Spirito di Dio. Amen, una fresca unzione dello Spirito Santo su di te, affinché tu possa ritornare, alleluia, a esprimere la lode, a pregare con libertà, a pregare con forza, non rimanere nel luogo del silenzio. Digli al Signore: Signore, dammi parole, ungi la mia bocca, Signore, guidami nella preghiera, guidami nello spirito, Signore, dammi quella ispirazione, quella unzione, quella potenza, quell'autorità, affinché io possa alzare la voce, Padre, che io non rimanga zitto nel silenzio. Fratelli, il silenzio rappresenta la morte, lo spegnimento. Il luogo del silenzio potrebbe essere anche un cimitero spirituale, dove non c'è vita, dove non c'è lode, dove non c'è preghiera. Fratelli, il luogo del silenzio rappresenta, fratelli, la mancanza di fede, perché quando manca la fede tu non puoi più pregare. Il luogo del silenzio rappresenta anche la mancanza di forza, perché quando manca la forza tu non puoi più pregare. Ma ti voglio dire da parte del Signore, oh, lo Spirito Santo ti vuole dare nuove forze, lo Spirito Santo ti vuole dare una nuova unzione, alleluia, lo Spirito di Dio vuole darti una nuova speranza, vuole ravvivare la fede, vuole ravvivare l'anima tua, vuole ravvivare il tuo cuore, vuole riaccendere ciò che il diavolo voleva spegnere. Lo Spirito di Dio ti riaccende, alleluia, credilo, alza le tue mani, alza la tua voce e dilli: Signore, riaccendi la mia vita, Gesù, ravviva la mia vita, Gesù, ravviva quella fiamma, Signore, alleluia, alleluia. Il Signore dice: apri la tua bocca che io la riempirò. Apri la bocca per lodare il Signore, dili: Signore, sei grande, tu mi hai tirato fuori dalla morte, tu mi hai tirato fuori dal peccato, tu mi hai tirato fuori dalle tenebre, Signore, tu sei la mia vita, sei la mia gioia, alleluia. L'Eterno è il tuo aiuto, sorella, alleluia. Non lasciare che il diavolo ti schiacci in un luogo che non fa più per te. Il luogo del silenzio non fa più per noi. Noi siamo un popolo che loda, noi siamo un popolo gioioso, noi siamo un popolo che grida, alleluia, ale mendaria sori bakai. Anche se le persone ci dicono pazzi, ci dicono fanatici, ci dicono fuori di testa, non importa, noi abbiamo la vita in Cristo, alleluia, abbiamo la gioia, alleluia, abbiamo la forza dello Spirito, perché il Signore ci ha liberato dal deserto spirituale, dal cimitero spirituale, dalla morte spirituale. Il Signore ci ha tirato fuori dal luogo del silenzio, alleluia, alleluia. E oggi noi possiamo lodare Dio con libertà. La Bibbia ci parla della storia di un uomo che ogni giorno era portato alla porta bella del tempio. Quell'uomo era paralizzato, cioè non poteva camminare, non poteva muoversi, in altre parole non poteva andare avanti, era bloccato, era legato, i suoi arti non avevano la forza di camminare, e ogni giorno lo portavano, fratelli, alla porta del tempio a mendicare, ad aspettare una elemosina, un aiuto, ad aspettare che qualcuno gli desse
diciamo così, delle briciole da mangiare. Lui si trovava fuori dal tempio, cioè non era in comunione con Dio, possiamo dire. Non poteva entrare nella benedizione, non poteva entrare nella gloria di Dio, non poteva entrare nella presenza di Dio, nell'adorazione, nella preghiera, perché era paralizzato. Non poteva entrare nel tempio, non poteva salire gli scalini per entrare nel tempio. Fratelli, quell'uomo era incatenato ad una paralisi che non lasciava il suo corpo muoversi. E oggi, fratelli, il diavolo vuole paralizzare la nostra vita spirituale, i nostri arti, le nostre membra spirituali, perché Satana, che Dio lo sgridi, cerca di scoraggiarti, di indebolirti, di impaurirti, di legarti con tanti pensieri, con tanti scoraggiamenti, con tante negatività. Il diavolo vuole bloccare la Chiesa, fratelli, affinché noi non entriamo nel tempio, affinché noi non camminiamo nelle vie dello Spirito, affinché noi non cresciamo, affinché noi non preghiamo. Lui ti vuole bloccare in una paralisi spirituale, in un luogo del silenzio, dove non c'è lode, dove non c'è preghiera, dove non c'è più quell'adorazione viva, dove non c'è più quel fervore che ti faceva gridare gloria a Gesù, grazie Gesù, che ti faceva alzare la voce. Il diavolo ti vuole bloccare ai piedi del tempio, non vuole farti entrare, non vuole farti salire gli scalini spirituali che ti portano a una maggiore comunione con l'Eterno, con l'Iddio della gloria. Ma il Signore dice: sali verso di me. Lo Spirito Santo vuole farti salire nuovi scalini nella crescita spirituale, nuovi scalini nella fede, nuovi scalini, alleluia, nella spiritualità. Il Signore vuole portarti nelle profondità della sua presenza, ma il diavolo non vuole. Il diavolo ti vuole legare e usa tante cose, tanti pensieri, tante distrazioni, tante parole negative, tanti ricordi. Ti vuole riportare al luogo del silenzio, ti vuole riportare a quella paralisi spirituale, dove non c'è gioia, dove non c'è più quella speranza, dove non c'è più quella visione della fede. E dice la Bibbia che quell'uomo ogni giorno mendicava, fratelli, ogni giorno era lì sofferente, in poche parole che piangeva, era a terra, era abbattuto, era paralizzato, non poteva muoversi. Ed è questo quello che il nemico cerca di fare in ognuno di noi, cerca di bloccarci in diverse maniere, coi pensieri negativi, coi dubbi, con le paure. Ma lo Spirito di Dio vuole prenderti per mano, vuole confortarti, vuole darti un aiuto potente, vuole rialzarti. Lo Spirito di Dio vuole tirarti fuori da quella condizione affinché tu entri nel tempio. Quell'uomo era lì alla porta del tempio, a terra, abbattuto. Ma in quel luogo stavano arrivando due apostoli, due discepoli, due uomini che avevano l'unzione, erano ripieni della presenza di Dio. Amen. Pietro e Giovanni stavano salendo verso il tempio all'ora nona, dice la Bibbia, per pregare. Alleluia, per adorare, per gridare al Signore, per lodare il Signore con gioia, con libertà, con la potenza dall'alto. Ma lì quell'uomo era a terra, era in basso, non aveva la forza di alzare la voce, non aveva la forza di alzarsi.
non aveva la forza di, alleluia, camminare per andare in quel luogo che rappresentava la comunione con Dio. E quando Pietro e Giovanni passarono di lì per entrare nel tempio, quell'uomo li chiamò per chiedere loro l'elemosina. Ma Pietro disse a quell'uomo: guarda noi. Amen. Pietro volle richiamare l'attenzione di quell'uomo e disse: ascoltate, qui c'è qualcosa di spirituale, guarda noi. In altre parole, come dire, guarda come noi siamo gioiosi. Alleluia. Guarda come noi, amen, siamo forti. Guarda la nostra vita come risplende di una luce. E ti voglio dire, anche tu puoi avere quella luce. Anche tu puoi avere questa gioia. Anche tu puoi avere questa forza. Anche tu, gloria a Dio, puoi brillare con la luce di Cristo. E allora Pietro, con l'unzione di Dio, gli disse: io non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E Pietro, dice la Bibbia, lo prese per mano e lo alzò, gloria a Dio. E quando Pietro alzò quell'uomo, non era Pietro, ma era lo Spirito di Dio, fratelli, la potenza che scende dall'alto, era l'unzione di Dio che prese quell'uomo per mano e quell'uomo si alzò all'istante. Alleluia, le sue caviglie furono rafforzate e quell'uomo iniziò a saltare, a lodare, a glorificare Dio, e così entrò nel tempio saltando, lodando, glorificando Dio. Alleluia, quell'uomo fu veramente rialzato dalla presenza di Dio che era lì nella vita degli apostoli. Gesù ti vuole rialzare. Alzati nel nome di Gesù. Alzati nel nome del Signore, prendi forza, alleluia, e Lui per fede, gloria a Dio, rafforzerà la tua vita spirituale, rialzerà la tua vita spirituale. Salmo 94, verso 18, quando ho detto: il mio piede vacilla, cioè non ce la faccio più, in altre parole sto per scivolare, sono stanco, sono afflitto. Quante volte noi abbiamo detto queste parole: il mio piede vacilla, cioè sono stanco, sono debole, la mia vita, oh alleluia, è travagliata, la mia vita è fragile, sono qui nella debolezza, non riesco ad andare avanti. Quando no, tu dici queste cose, la mano dell'Eterno scende su di te per rialzarti. Quando ho detto: il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Il Signore vuole sostenerti, vuole rafforzarti, vuole rinvigorirti. Sostenerti vuol dire che Lui ti rende stabile affinché tu non crolli, tu non cadi. Quei pensieri vengono dal nemico. Il nemico vuole farti credere che tu stai per cadere, ma non è vero. Il Signore ti sostiene. Credilo. E invoca il nome del Signore. Dì: Signore, tu mi sostieni. La tua mano mi sorregge. La tua mano mi rafforza. La tua mano, alleluia, mi protegge. Diglielo, Signore, che la tua mano sia su di me. Che la tua mano mi ristabilisca, la tua mano mi rinnovi, la tua mano mi sostenga, mi rialzi. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando ho detto: io il mio piede vacilla, fratelli, il Signore non lascerà mai che il suo popolo vacilli, non lascerà mai che il giusto cada. Il Signore non vuole che i suoi figli crollino. Il Signore vuole sostenerti con la sua benignità, con la sua presenza, con la sua unzione, con la sua benedizione, con la sua parola, con la sua potenza, con il suo amore.
Il Signore vuole sostenerti perché il Signore ha un'opera nella tua vita, ha una chiamata nella tua vita, il Signore ha un proposito nella tua vita, ma tu ti devi aggrappare a Lui. Noi ci dobbiamo aggrappare a Lui, perché Lui è la roccia eterna. Il salmista in un'occasione diceva: oh Dio, conducimi tu alla rocca che è più alta di me. Portami alla rocca che è più alta di me. Il Signore ti vuole sostenere, vuole darti una nuova fermezza, alleluia, spirituale, una nuova certezza, una nuova sicurezza. Invocalo, non rimanere nel luogo del silenzio, alza la tua voce, grida a Lui, alleluia. Dice ancora il Salmo 94, verso 19, quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. È vero, fratelli, a volte le preoccupazioni arrivano, a volte i pensieri cercano di dominarci, i pensieri negativi, a volte il nemico cerca di abbatterci. Ma ti voglio dire, è proprio lì che le consolazioni del Signore, che lo Spirito del Signore è pronto a rincuorarci, amen, a dare nuovo vigore al nostro cuore, a rinnovare il nostro cuore. Lo Spirito di Dio è sempre vicino a noi, fratelli, non dimentichiamocelo. Come diceva l'Apostolo, ispirato da Dio, Egli, lo Spirito di Dio, sovviene alle nostre debolezze. Amen. E ci fortifica e intercede per noi. Cari nel Signore, alleluia, alleluia, gloria a Dio. Lo Spirito di Dio è vicino a te per rincuorarti. Lo Spirito di Dio è vicino a te per consolarti, alleluia, per fortificarci, alleluia. Prostriamoci ai piedi del Signore in questo momento, invochiamo, alleluia, lo Spirito di Dio, alleluia, sì Signore, oh alleluia. Rincuora ogni fratello, Padre, rincuora ogni sorella, Padre. Non lasciare che i tuoi figli vadano a finire nel luogo del silenzio, ma Signore, alleluia, metti la lode, metti la forza, metti l'unzione, metti la potenza per gridare a te, alleluia, per glorificare il tuo nome, alleluia, alleluia, alleluia. Spirito Santo, riempi ogni cuore, rialza ogni cuore, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, gloria a Dio, e metti nel mio cuore, alleluia. Dio vuole darti più forza per amare Lui, più forza per ubbidire a Lui, più forza per seguire Lui, più forza di camminare con Lui, non rimanere bloccato, non essere bloccato, ma alzati per fede nel nome di Gesù, prendi la forza, alleluia, 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 gloria, 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 ancora. Proclamerò l'amo, proclama l'amore di Dio, proclama l'amore di Cristo, invoca il nome di Cristo, alleluia, loda il nome di Cristo, alleluia, oh gloria a Dio. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Oh, lo Spirito di Dio, il Consolatore, riversa le consolazioni del Padre dentro di te,
le consolazioni del Padre scendono su di te, le consolazioni di Cristo, le consolazioni dello Spirito scendono su di te in questo momento, alleluia, per rincuorare la tua vita, per rincuorare il tuo cuore, rincuorare la tua anima, per riempirti, per rinnovarti, credilo, alleluia, lo Spirito di Dio all'opera, carissimo, carissima, credilo, alleluia, 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 digli Spirito Santo, prendi tu il comando della mia vita, Spirito di Dio, riempi la mia vita, togli via ogni pensiero malvagio, diglielo, Signore Gesù Cristo, togli via ogni pensiero malvagio, scaccia via ogni pensiero negativo, Padre, per fede io alzo la mia voce a te, Signore Gesù, alzo la mia voce a te, e che ogni dardo del nemico sia spento ora dalle nostre menti, nel nome di Gesù. Alabareco terebe calibasci che terebenso, alebere suia, alleluia, che ogni dardo di Satana sia spento dalla vita dei miei fratelli, delle mie sorelle. Padre, riversa l'unzione, il rinnovamento, la virtù, la potenza, la consolazione, lo spirito di forza, rialzi ogni cuore, ogni anima, ogni fratello, ogni sorella. Signore, rialza l'ha battuto in questo momento, come quel paralitico fu rialzato per fede nel nome di Gesù Cristo, il tuo figlio fu rialzato da te, Padre, lì alla porta del tempio, e lui entrò nel tempio saltando, lodando e glorificando il tuo nome, Dio. Rialza tutti coloro che in questo momento ti invocano, rialza, Signore, ogni fratello, ogni sorella, rincuora, rinnova, rivigorisci, alleluia. Perché la tua parola è vivente, che questa parola vivifichi nel nome di Gesù. Olei kamandaya, il cuore, l'anima, la fede della tua chiesa, Signore, nel nome di Gesù. Per fede voglio dichiarare, prendi nuove forze, fratello, prendi nuove forze, sorella, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, si rialzato, si vivificato, nel nome di Gesù Cristo, che ti rinnova, che ti fortifica, che ti guarisce, nel nome potente di Gesù. Oh, diamo la gloria a Dio, diamo tutta la gloria a Dio, alleluia. Lodo il Signore, continua a ringraziare Dio. Amen. Forza sento al cuor, alleluia, e certezza scende in me. Alza la tua voce al Signore, alzo la mia mano, ehi, la ferra se e vittoria sempre avrò. Alza le tue mani davanti al Signore, alza la tua voce e loda il Re di gloria. Lodiamo Cristo, alleluia, lodo il Signore. Amen. Forza sento al cuore, ricevi la forza di Dio, alleluia, e certezza scende in me, rovalaisce carabatai, alzo la mia mano, e la ferra se e vittoria sempre avrò. Loda, 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 lodo il
Signor. Forza sento al cuor, nel nome di Gesù riceviamo nuove forze e certezza scende in me, alleluia. Alzo la mia mano e la ferra se e vittoria sempre avrò, alleluia. Oh gloria, gloria, gloria a Dio. Magnifichiamo il nome del Signore, glorifichiamo il nome del Signore, alleluia, alleluia. Non rimanere nel luogo del silenzio, ma grida al Signore, alza la tua voce, loda Cristo, alleluia, perché Lui sta operando in mezzo a noi. Grazie Padre, continua a operare, continua a rinnovare, continua a liberare, continua a confortare, a rincuorare. Oh, alleluia, fai una grande opera, Padre, che ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle ricevano l'unzione. Alabarasce che te remende caremessai, re che te la besceria te, alabere sorolo dovo cariandea, nel nome di Gesù, alleluia. Per fede ricevi, per fede ricevi, per fede rialzati, per fede si rinnovato, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alebere sherebe terebe sherebe terebe che ricalama shikaramandeya ribalabarasui, alleluia, alleluia, gloria, 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 alleluia. L'unzione, l'unzione scorre come fiumi d'acqua viva, alleluia, gloria, 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 gloria. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo, continua a operare in ogni cuore in un modo potente, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen, amen.